Ciao ragazzi e bentornati, buon sabato, finalmente rieccomi qui in un video extra rispetto a quelli del classico martedì potteriano e riprendiamo a regime anche con questa rubrica. Oggi sono qui per fare un bel unboxing assieme a voi, visto che mi sono arrivati ultimamente tantissimi pacchi dalle case editrici. Non vedo l'ora di aprirli, sono libri che ho scelto io e che non vedevo l'ora di mostrarvi e che non vedo l'ora di leggere per poi poterne parlare nuovamente sul canale. Ma direi di dare un taglio alle chiacchiere e di cominciare subito col primo pacco, che è questo qui, ed è un pacco che arriva da Shockdom. È la prima volta che collaboro con Shockdom, sono davvero felicissimo, perché acquisto davvero tantissimi titoli di questa casa editrice e naturalmente, ragazzi, primo su tutti, Sio. Infatti è proprio di Sio il libro che andrò a mostrarvi, che non ho ancora letto. Anzi, prima di mostrarvelo vi faccio vedere una cosa, perché è giusto che vi introduca quello che stiamo per vedere. Ecco qui, negli anni passati Sio ha pubblicato questi libri che si intitolano «Questo è un libro coi fumetti di Sio». Questo è il primo volume e raccoglie tutte le strisce pubblicate online da Sio su Facebook, ma anche in altri canali, e queste strisce sono tutte raccolte per anno. Questo, che è appunto il primo volume, raccoglie tutte le sue strisce dal 2009 al 2014. Di recente è stata pubblicata una versione aggiornata e ripulita anche graficamente di questo volume qui, che mantiene lo stesso titolo ma si uniforma maggiormente al terzo per quanto riguarda la costa. E successivamente è stato pubblicato anche il secondo volume di questo è un libro con i fumetti di Sio. E naturalmente qui erano raccolte le strisce dal 2014 al 2015, e questo qui invece, il terzo volume, uscito l'anno scorso, le strisce dal 2015 al 2016. Adesso, nel nuovo volume, quest'anno, Sio ha deciso di cambiare il titolo a questa raccolta, ed è un libro davvero molto corposo, che raccoglie tutte le sue opere, le sue strisce andate online dal 2016 al 2017, fino appunto qualche mese fa. E ragazzi, eccolo qui, ed ha un titolo totalmente nuovo, come vi dicevo, si intitola Evviva che bello! Ragazzi, è un librone davvero enorme, conta la bellezza di un bel niente, visto che non sono riportati i numeri di pagina, però è davvero molto più grosso rispetto a quelli precedenti, e questa volta abbiamo tutte le vignette a colori, eccole qui, e abbiamo una striscia per ogni pagina. Sono oltre 315 tavole, sono davvero tantissime, e non vedo l'ora di andare a leggerlo, e naturalmente vi darò la mia opinione, anche se, ragazzi, non può che essere super positiva, visto che questo volume io lo aspetto di anno in anno, nonostante abbia letto praticamente già online tutte le strisce, ma averle qui a portata di mano, tutte riunite, e poterle leggere tutte una di fila dietro l'altra è sicuramente molto molto più bello. E poi sempre capita che magari quelle 2, 3, 4, 5 strisce durante l'anno io me le sia perse, e qui sono certo di recuperarle tutte dalla prima all'ultima. Quindi questo è un volume che già vi consiglio tantissimo se siete appassionati di Sio, se l'avete scoperto da poco, perché, ragazzi, vale la pena recuperare tutto, sia questi che i volumi precedenti. Questo, ragazzi, vi lascio il link sotto in info box per poterlo acquistare, per poterlo guardare, e naturalmente troverete anche tutti i link degli altri volumi che adesso andremo ad aprire. Questo lo mettiamo qui in piedi e togliamo questi volumi qui precedenti, che era solamente per darvi un po' un quadro della situazione, e andiamo ad aprire quest'altro volume, che invece mi arriva da Sperling & Kapfer. Era da un po' di tempo che non ricevevo nulla da questa casa editrice, ma quando ho visto la newsletter con questo volume l'ho richiesto immediatamente, perché credo di avere un gran bel feeling con l'autore di questo libro, e adesso vi vado a spiegare il perché. Ecco qui, si tratta di Svevo Moltrasio, Parigi senza ritorno. È dall'autore della serie web culto Ritals. Ragazzi, io vi lascio il link anche a questa serie, che, devo essere sincero, non conoscevo, ma sono andato a recuperarla su YouTube ed è davvero fortissima. E di cosa parla, in poche parole, questa webserie? Parla di Svevo, che è interpretato appunto da Svevo Moltrasio, che è un ragazzo romano costretto ad andare a vivere a Parigi, e racconta le sue disavventure e tutti i problemi che riscontra un italiano emigrato in Francia. Come sappiamo, tra italiani e francesi non è che scorra proprio grandissimo sangue,
Parigi è dipinta come una delle città più belle e più romantiche al mondo. Io ci sono stato 3 volte e devo dirvi, ragazzi, che a me Parigi non piace per niente. E quindi, quando mi sono ritrovato nella newsletter questo libro presentato con le seguenti parole, ragazzi, non ho potuto fare altro che chiederlo, e adesso vado a leggervele. Se cercate una lettura che esalti le meraviglie di Parigi, la sua bellezza ed eleganza, la raffinatezza dei francesi e l'efficienza dei paesi del nord, avete sbagliato libro. E naturalmente io ho già recuperato la webserie, mi è piaciuta tantissimo, riso davvero di gusto, ve la straconsiglio. Troverete sotto i link nell'info box per andare a recuperarla anche voi, per andare a dare almeno uno sguardo, perché ne vale assolutamente la pena. Ragazzi, io a questo punto sono curiosissimo di leggere questo libro e ve ne parlerò in seguito. Adesso continuiamo col nostro unboxing e apriamo questo volume qui, che mi è stato inviato invece da Magic Press. Togliamo la prima busta, non c'è più niente dentro. Togliamo anche la seconda busta e adesso ecco che vi vado a mostrare il nuovo lavoro di Don Alemanno. Si intitola Gianni, io abbraccio. È una sorta di piccolo spin-off di Ginus di Nazareth, perché abbiamo già incontrato Gianni tra le avventure di Ginus e, come sappiamo, Gianni è il principe di un pianeta che si chiama Palmo di Mano. È molto ironico, si basa soprattutto sul grande aplomb di Gianni Morandi e sul fatto che Gianni Morandi non risponda mai in modo aggressivo alle polemiche, agli insulti che gli vengono rivolti soprattutto sulla sua pagina Facebook. È bravissimo a spegnere immediatamente sul nascere qualsiasi episodio molesto sulla sua pagina, e infatti questo libro è scritto con lo scopo di ironizzare moltissimo su tutti i vari comportamenti che andiamo a trovare online, sugli hater e su tutta questa gente che genera flame sotto i post di altre persone. E infatti all'interno della storia troviamo altri 2 personaggi molto molto famosi sui social per questo motivo, che sono Magalli e Enrico Mentana. Quindi, ragazzi, questo dovevo leggerlo assolutamente e non vedo l'ora di darvi la mia opinione, naturalmente anche di questo link in info box. Andiamo ancora avanti, davvero tantissimi pacchi, tantissimi libri da unboxare. Questo mi arriva da Rizzoli e vediamo quale libro mi è stato inviato, perché non ricordo più, ho richiesto tante cose ultimamente. Vediamo un po', ecco qui, apriamo, si tratta di Rizzoli Lizard in questo caso, eccolo qui, e si tratta di Carnet di viaggio di Craig Thompson. Craig Thompson è lo stesso autore di Blankets. Piccolo consiglio, qualora non la conosceste, ragazzi, andate subito a recuperarla, vi lascio sotto il link, perché è una delle graphic novel più belle mai pubblicate, a mio parere. In questo caso, Craig Thompson ci racconta il suo viaggio attraverso la Francia, la Spagna, fino a giungere al Marocco. Si tratta di una sorta di diario e una sorta di resoconto di viaggio. È un po' un mix tra le due cose, e questo è un esperimento soprattutto per dimostrare le ampissime potenzialità del medium fumetto e del medium graphic novel. Io sono un fan sfegatato delle graphic novel. Quando ho visto questa nuova edizione ampliata di Carnet di viaggio, ho colto l'occasione per richiederla, perché volevo davvero tantissimo leggerla e mostrarvela, soprattutto perché, ragazzi, Craig Thompson è davvero geniale, bravissimo, mi piacciono un sacco i suoi lavori. Ricordiamo anche Abibi, che è un altro grandissimo graphic novel che vi straconsiglio di andare a recuperare. Ma adesso andiamo ancora avanti, perché abbiamo ancora un po' di cose da guardare assieme. Anche questo libro, se non sbaglio, arriva sempre da Rizzoli, quindi tagliamo qui e controlliamo. Eccolo qui, andiamo ad aprire il contenuto, e in questo caso ecco che abbiamo il nuovo libro di Ramzon Riggs. Per chi non lo ricordasse, Ramzon Riggs è l'autore di Miss Peregrine. Come saprete, a me è piaciuto tantissimo Miss Peregrine, tutta la saga, è piaciuto anche tantissimo il libro degli speciali uscito in un secondo momento, e va da sé che una volta scoperto che Ramzon Riggs
sarebbe uscito a breve con un nuovo volume totalmente scollegato dalla saga di Miss Peregrine, non potevo certo esimermi dal leggerlo. Quindi l'ho richiesto, Rizzoli è stata gentilissima come sempre e mi ha inviato una copia e vi vado un po' a descrivere questo volume. Si tratta di Detective in poltrona. In questo caso Riggs vuole fare un omaggio a tutti i fan di Sherlock Holmes e in questo libro va a studiare tutto quello che sta dietro Sherlock Holmes, tutto quello che passava per la testa di Sherlock Holmes, di come lui facesse i suoi ragionamenti, di come arrivasse a certe soluzioni, di come andasse a scoprire certi indizi del suo rapporto con Watson. In poche parole, si tratta di un'opera che va a sviscerare il personaggio di Sherlock Holmes per comprenderne tutti i suoi ragionamenti e come sia arrivato ad essere uno dei più grandi investigatori di tutti i tempi. Io lo trovo un esperimento molto interessante e quindi volevo assolutamente leggerlo. E ragazzi, naturalmente fatemi sapere se siete fan di Sherlock Holmes, se vi piacciono le sue avventure, se le avete lette e cosa ne pensate di questo libro, se siete curiosi, perché naturalmente ve ne parlerò una volta finito di leggere e non vedo l'ora di cominciarlo. Davvero tantissima roba da leggere, ma visto che si tratta per la maggior parte di graphic novel, conto di finire tutto in pochissimo tempo e poi fare un mega resoconto di tutte le ultime letture. Fatemi sapere se siete interessati a questa cosa, se vi farebbe piacere sapere tutte le mie ultime letture e magari, perché no, potreste approfittare per prendere qualche spunto per i regali di Natale, visto che un libro di solito è sempre apprezzato, soprattutto se è pensato e fatto con criterio e scelto con criterio, perché davvero ce n'è per tutti i gusti. Si passa dai fumetti a Sherlock Holmes, quindi ragazzi, davvero ce n'è per tutti. Ma adesso ragazzi, dulcis in fundo, andiamo ad aprire questo pacco che mi è stato inviato non da una casa editrice ma dai ragazzi di SEO Fanpage. Io vi consiglio, se siete fan di SEO, di seguire loro su Instagram, su Facebook, su YouTube. Vi lascerò tutti i loro indirizzi sotto nell'info box, perché si fanno davvero in quattro per seguire SEO. Vi aggiorneranno di tutte le nuove uscite, tutti gli spostamenti di SEO, tutte le fiere. Ragazzi, sono super informati e poi fanno anche dei meme esilaranti, bellissimi, tutti naturalmente basati sui fumetti di SEO, sulle disavventure di SEO, Nick e loro ultimamente, che hanno compiuto un viaggio fantastico nei paesi artici con le biciclette. Davvero, se non aveste visto i vlog di SEO, vi lascio anche di quelli sotto i link. Dovrò mettere una montagna di link in questo video, ma lo faccio per voi ragazzi, perché dovete sapere. E adesso vi aprirò questo pacco, che è un regalo fatto da parte loro, che hanno preso a Luca Comics. Io purtroppo anche quest'anno ho dovuto saltare Luca Comics, come negli ultimi 30 anni praticamente nella mia vita, ma il prossimo anno conto di andare, ci credo davvero, quindi spero di poterli incontrare finalmente di persona e abbracciarli, visto che fanno tantissimo per me. Ma adesso bando alle ciance, non vi voglio più annoiare perché poi mi dite che parlo troppo, e quindi andiamo ad aprire questo pacco che Nicoletta ha chiuso davvero alla grande, a prova di bomba. Altro scotch ragazzi, a prova di bomba questo pacco. Ok, credo di esserci riuscito. Ecco qui il primo volume, che in realtà è un mio acquisto. Questo primo volume si tratta di Tre Trichi Collection. Allora ragazzi, questo è un volume molto particolare perché si tratta di sette storie scritte da SEO, Dado e Biggio, e questo volume nasce dalla sfida annuale delle 24 ore, dove vengono scritte delle storie in 24 tavole realizzate entro 24 ore. Sono sette storie diverse e l'ho acquistato tramite Kickstarter, perché si trattava appunto di un'operazione svolta in modo, credo, privato da SEO, Dado e Biggio. E appunto, proprio grazie al contributo di tutti quelli che hanno partecipato a questa raccolta fondi, è stato possibile stampare questi libri, che poi venivano ritirati a Luca Comics. Credo che alcune copie fossero proprio in vendita anche a Luca Comics, adesso non so di preciso le dinamiche. Ad essere sinceri, posso dirvi che quando ho visto il lancio della campagna su Facebook ho subito
subito cliccato, ho messo i soldi e buonanotte, perché io mi fido ciecamente di SEO, quindi sicuramente è un'opera che vale il prezzo che è costata, quindi non vedevo l'ora di riceverla. Fortunatamente i ragazzi di SEO Fanpage sono stati così gentili da prenderlo a posto mio e poi spedirmelo. Quindi ecco qui che all'interno ci sono anche tre segnalibro che erano in regalo per tutti coloro che avessero fatto delle donazioni, e quindi ecco qui il primo realizzato da SEO, e poi abbiamo anche quello realizzato da Dado e da Biggio. Eccoli qui tutti e tre i segnalibri, sono davvero molto molto carini, questi erano in omaggio. E poi vediamo all'interno c'è anche uno sketch di SEO con un gattino ed è scritto ciao Antonio. Non vedo l'ora di leggerlo perché ho già letto la storia di Simone di SEO, ma non ho letto le altre storie, quindi in parte è inedito. Non vedo l'ora di leggerlo. E poi i ragazzi mi hanno regalato, sono stati non gentili ma molto molto di più, mi hanno regalato la variant di Evviva che bello. Quest'anno per Lucca è stata realizzata una variant di questo volume qui con la copertina totalmente bianca, ed ecco che SEO mi ha realizzato, credo proprio sotto suggerimento di Nicoletta e di Alessio, mi hanno realizzato questa copertina con questo che dovrei essere io in teoria, col logo di YouTube in mano, con scritto Yeah, è per Antonio SEO Disegnino Edition. Ragazzi, bellissima davvero, viene tantissimo da ridere, ma è davvero molto molto bella, vi ringrazio tantissimo, povero Simone, che ogni volta deve sottostare alle nostre richieste. Davvero un pensiero bellissimo, grazie mille davvero, questo ragazzi sarà il mio volume preferito per tutta la vita. E ringrazio tantissimo i ragazzi davvero di SEO Fanpage, tutti coloro che collaborano con questa pagina, non solo Nicoletta e Alessio ma anche tutti gli altri, perché c'è davvero tanta gente dietro che collabora da varie parti d'Italia. Io nel mio piccolo faccio qualcosa, contribuisco ad aiutarli in alcuni progetti, quindi grazie, grazie mille, ogni volta non so più come dovervi ringraziare, ma ragazzi, grazie, semplicemente grazie. Adesso mi spetta andare a leggere tutti questi volumi e poi ci vediamo prestissimo per parlarne assieme. Fatemi sapere sotto nei commenti, per favore, se siete interessati a vedere un video dove vi racconto la mia esperienza con questi libri e anche con le ultime letture fatte nei mesi precedenti. Ci sono anche le letture di Dan Brown, soprattutto l'ultima Origin che sto per finire, e vorrei tanto parlarvene con voi, ma anche di tanti altri libri. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere sotto, magari metto anche qui in alto un piccolo sondaggio, visto che non li utilizzo mai, se volete o non volete vedere questo video futuro. Naturalmente lo farò comunque, però fatemi sapere sopra, così magari se mi dite tutti sì sono più contento. A questo punto ragazzi, io vi devo ringraziare per aver visto questo video lunghissimo, spero di avervi intrattenuto e fatto compagnia per qualche minuto. Noi ci vediamo martedì con un nuovo video potteriano e non mi resta che salutarvi. Ciao!